Canto 13. Il centauro Nesso non era ancora arrivato sull'altra riva, quando già ci trovammo in un bosco fittissimo e privo di qualunque pur minimo sentiero. Non vi erano foglie verdi, bensì di colore scuro. Non vi erano rami lisci, bensì nodosi e contorti. Non vi erano frutti, ma rami con spini velenosi, tanto che non incontrano luoghi così aspri ed impervi, neppure quei selvaggi animali, come i cinghiali o altra selvaggina, che preferisce nascondersi proprio nei luoghi più impervi ed oscuri della Maremma toscana. Qui le terribili arpie, quelle orrende creature che cacciarono dalle isole Strofa di Enea e i suoi compagni, annunciando a costoro le loro future sciagure, facevano i loro nidi. Hanno larghe ali e colli e volti umani, piedi con artigli ed un grande ventre pennuto. Si lamentano appollaiate su quegli strani alberi e su quelle terribili sterpaglie di quel lugubre bosco. Ed il buon maestro mi cominciò a dire: «Prima che tu entri più a fondo, sappi che sei entrato nel secondo girone del cerchio ottavo, e questo luogo sarà così come lo vedi ora, fino a che non entrerai nel grande orrendo sabbione del terzo girone. Però guarda bene, così vedrai cose che se io te le raccontassi, non riusciresti mai a crederci». Sentivo provenire da ogni parte lamenti, però non vedevo nessuno che li facesse, per cui smarrito mi fermai. Credo che Virgilio immaginasse che io stessi pensando che quei lamenti provenissero forse da anime che non volevano farsi vedere da noi. Perciò il maestro disse: «Se tu spezzi qualche ramo di una di codeste piante, vedrai che certe tue supposizioni si dimostreranno errate». Allora tesi in avanti la mano e staccai un ramoscello da un grande ramo, ed il suo tronco gridò: «Perché mi spezzi?» Dopo che un gran fiotto di sangue scuro era uscito, ricominciò a dire: «Perché tu mi stai straziando? Non hai forse alcun spirito di pietà? Fummo uomini ed ora siamo diventati sterpi. Ben più pietosa avrebbe dovuto essere la tua mano, se anche fossimo state anime di serpenti». Come un ramo verde che stia bruciando da una parte e che dall'altra parte contemporaneamente geme e cigola a causa dell'aria che esce, così da quel ramo rotto contemporaneamente uscivano parole e sangue. Per cui lasciai cadere a terra il ramoscello e rimasi immobile ed intimorito. Disse allora al mio maestro: «Se gli fossero bastate solamente le mie parole e se soltanto affidandosi ad esse egli avesse saputo vedere e credere prima ciò che ha potuto invece vedere ora, avrebbe potuto non porre la mano su di te, o anima lacerata, spezzandoti quella piccola parte. Ma questa situazione tanto incredibile ha fatto sì che io stesso lo inducessi a commettere un gesto dimostrativo, che però, credimi, ha fatto tanto dispiacere anche a me stesso. Ma ora ti prego, digli chi sei stato, affinché invece di scusarsi con te, lui possa soprattutto rinnovare di te il ricordo lassù, nel mondo dove gli è possibile ritornare». E il tronco: «Con questo dolce parlare mi alletti così tanto che io non posso tacere, e non vi sia di peso il fatto che io mi intrattenga a parlare un po' con voi. Io sono Pier della Vigna, e fui segretario consigliere di Federico II e tenni le chiavi del volere e del non volere del cuore di Federico. Quindi fui colui che lo consigliava proprio intimamente e che girai quelle chiavi chiudendo ed aprendo così abilmente che esclusi dal suo cuore, dalla sua volontà e dalla sua confidenza ogni altro uomo. Fui fedele al mio grande compito e ai miei doveri, tanto che ne persi prima il sonno ed il riposo, poi la via stessa. Però, ad un certo punto,
la grande meretrice che non distolse mai i suoi occhi disonesti dalla corte imperiale e che fu anche causa della perdita del genere umano ed è sempre stata il principale vizio delle corti, infiammò contro di me tutti gli animi dei cortigiani. Così gli invidiosi influenzarono talmente l'imperatore che trasformarono in lutti i grandi onori e in sconfitte le vittorie. Così commisi contro me stesso giusto un atto ingiusto e mi uccisi, avendo il mio animo disperato saticamente creduto di poter sfuggire l'invidia con la morte. Ma io vi giuro sulla mia anima, ovvero sulle radici di questa pianta, che è l'ultima ed attuale forma della mia stessa anima, che mai tradì il mio signore, il quale fu sempre tanto degno di onori. E se qualcuno di voi ritornerà su nel mondo, difenda la mia memoria. Difenda la mia memoria, che è ancora ferita dal colpo subito per l'invidia degli uomini. Allora Virgilio attese un poco e poi mi disse: dal momento che tace, non perdere tempo, ma parla e chiede a lui qualcosa se ti interessa. Ed io risposi a Virgilio: domandagli tu ancora qualcosa che credi mi debba soddisfare, perché io non potrei, tanta è la pietà che mi accora. Perciò Virgilio ricominciò rivolgendosi a Pier della Vigna: se vuoi che Dante faccia spontaneamente e liberamente ciò che desideri, cioè che ricordi la tua memoria, o spirito imprigionato, degnati di spiegare come può l'anima unirsi a questi tronchi di legno, e di, se puoi, se qualcuna di queste anime abbia la possibilità o meno di liberarsi. Allora il tronco soffiò forte, poi quel soffio si mutò in queste parole: vi sarà risposto brevemente. Quando l'anima feroce verso se stessa si stacca dal corpo da cui essa stessa si è forzatamente voluta staccare, Minotauro la manda nel settimo cerchio. Allora ella cade nella selva e non le è assegnato alcun posto preciso. Ma lì dove il destino la getta, germoglia come se fosse seme di spelta. Ella sorge dapprima come virgulto e poi come albero selvatico, e le arpie, mangiandone le foglie, provocano ferite dolorose e dalle quali provengono i lamenti che voi avete sentito. Come tutte le altre anime, anche noi ritorneremo sulla terra per riprendere il corpo nel giorno del giudizio, ma di quel corpo nessun'anima si potrà più rivestire. Infatti non è giusto riavere ciò che è stato gettato via. Trascineremo qui quei corpi e per questa triste selva saranno appesi ciascuno al pruno, all'arbusto che è ormai diventato la nuova anima, che del resto fu nemica di quel corpo stesso appeso. Noi eravamo ancora concentrati su quel tronco, credendo che volesse dire qualche altra cosa, quando fummo sorpresi da un rumore come può accadere ad un cacciatore che sente avvicinarsi il cinghiale, incalzato dai cani da caccia, al luogo in cui egli è appostato, e che sente le bestie e sente le frasche spezzarsi. Ed ecco, dalla parte sinistra sopraggiungere due scialacquatori, che nudi e graffiati fuggivano tanto velocemente da rompere nella corsa disperata gli stessi prunosi rami della selva. Quello davanti, correndo, invocava disperatamente il totale suo annientamento per non soffrire più. «Vieni ora, morte! Vieni, morte dello spirito!» E l'altro, che rimaneva un po' indietro perché correva un poco più piano, gridava a quello davanti: «Lano! Nella battaglia del topo le tue gambe non furono così veloci ed abili nel fuggire come lo sono ora!» E poi quest'ultimo, forse perché gli mancarono le forze, si lasciò cadere in un cespuglio, formando con esso un viluppo solo. Dietro a loro la selva era piena di cagne nere, bramose e avide,
cagne sciolte dalle catene in quella caccia infernale, ed in quel dannato che si era nascosto lasciandosi cadere fra i cespugli affondarono i denti e lo sbranarono, e poi si portarono via quelle membra fatte a pezzi. Allora Virgilio mi prese per mano e mi portò vicino al cespuglio fra cui si era rifugiata quell'anima appena divorata dalle cagne fameliche, e quel cespuglio invano piangeva per le rotture sanguinanti che anch'esso aveva subito per aver raccolto fra le sue spine quel disperato, e diceva: «Oh Giacomo da Sant'Andrea, a che ti è giovato fare di me uno scudo che ti proteggesse? Che colpa ho io della tua vita da peccatore?» Allora, quando il maestro si fu fermato vicino a lui, disse: «Chi fosti tu che ti lamenti con tanto dolore per le molte ferite sanguinolenti?» Ed egli a noi: «O anime che siete venute a vedere la sofferenza delle mie foglie, da me così strappate, raccoglietele ai piedi dello sventurato cespuglio. Io nacqui a Firenze, città che cambiò il suo primo patrono protettore, che fu Marte, nel cristiano San Giovanni Battista. Questo è il motivo per cui Marte stesso, dio della guerra, renderà quella città sempre triste ed agitata per le tante guerre civili. D'altra parte, se non fosse perché sul Ponte Vecchio gli abitanti di quella città hanno fatto rimanere ancora in onore di quel primo patrono, Marte, dio della guerra, un frammento di una sua statua, quei fiorentini che rifondarono la città dopo che Attila l'aveva distrutta completamente avrebbero lavorato davvero inutilmente per ricostruirla. Io mi impiccai dopo aver distrutto tutti i miei averi